La ringrazio. Dunque, dico subito, oggi si parla di economia di mercato, però l'economia di mercato non c'è, perché quando le multinazionali entrano sul mercato e sono in collegamento diretto con le banche centrali, perché hanno a disposizione senza limite e senza costo tutto il denaro che vogliono, nei confronti di queste società privilegiate, perché la multinazionale è la banca centrale che entra in prima persona sul mercato, di fronte a loro la possibilità della concorrenza non esiste, perché quando un'impresa ha a disposizione senza limite e senza costo tutto il denaro che vuole, la concorrenza non è possibile. Noi vediamo in piccolo, per esempio, la Fiat. La Fiat è un esempio clamoroso di multinazionale. Che significa? Quando la Fiat sta in difficoltà, che cosa fa? Dice alla banca centrale: guarda, mi servono i soldi cassa integrazione. E con la cassa integrazione messa a disposizione da chi dispone della missione della moneta, questi tappano i buchi e non c'è possibilità, quindi, né di rischio imprenditoriale né di concorrenza. La legge del mercato non esiste, abbiamo delle società privilegiate. Questo non significa che noi dobbiamo licenziare, assolutamente, però noi dobbiamo dire che la cassa integrazione è un principio di distribuzione di reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è il salario, perché il salario è il corrispettivo del lavoro. Quando io ho per cassa integrazione un reddito che non è salario, allora questo reddito va attribuito non solamente ai lavoratori che si trovano in cassa integrazione, e ci devono stare, perché oggi nei momenti di emergenza già significa continuare e garantire la continuità organizzativa di tutto il personale, già questo è un capitale che viene salvaguardato nell'azienda, però questo principio del reddito di cittadinanza va esteso a tutti i cittadini e vanno considerati come cittadini e non come lavoratori, perché il reddito riguarda la proprietà e si distingue dal salario. Il salario è il corrispettivo del lavoro, per cui se il lavoro non c'è, noi dobbiamo garantire un minimo di reddito a tutti i cittadini. Ecco perché io leggo questo titolo: Confindustria non vuole licenziamenti selvaggi. D'accordo, i licenziamenti selvaggi vanno tamponati per ora con la cassa integrazione, per carità, però questo principio va garantito del minimo di reddito a tutti i cittadini, perché è reddito e non è salario. Allora già il tema della proprietà della moneta di chi è stato messo in evidenza con la cassa integrazione. Con la cassa integrazione non dobbiamo dire che il reddito va ripartito solamente agli operai che dipendono da Agnelli, perché Agnelli è azionista della Banca d'Italia. Parliamoci chiaro. Lui ha il potere di dire: mi servono i soldi, quelli stampi e glieli danno. Le altre imprese non hanno questo privilegio. E allora l'economia di mercato oggi non esiste, perché l'economia di mercato opera quando vi è un principio di giustizia e di parità degli operatori del mercato di fronte alla legge, di fronte alla utilizzazione dei mezzi monetari, dei mezzi di finanziamento, che sono la linfa vitale, sono il sangue del sistema economico. Quindi allo stato attuale l'economia di mercato è impossibile. L'economia di mercato allo stato attuale è una sceneggiata, perché vale la legge dei raccomandati di ferro. I raccomandati di ferro sono i grandi complessi che stanno in mano ai grandi operatori del sistema delle banche centrali. Ora questo Cofferati non lo ha capito, perché Cofferati, quando vuole ancora rifarsi agli schemi della lotta di classe e della teoria del plusvalore, è fuori della storia, ormai fa parte dell'archeologia, è un rudere della dinamica della contrattazione del lavoro. Quando Marx disse la teoria del plusvalore,
disse, il datore di lavoro truffa sulle spalle del lavoratore il margine di profitto che è il reddito di capitale, cioè il reddito dell'azienda. Che cosa significa questo ragionamento? Questo ragionamento ha fatto nascere il sindacato come strumento di rivoluzione per rivendicare nei confronti del datore di lavoro un margine di utile, una maggiorazione del salario, rivendicando una parte del plusvalore. Naturalmente, che significa questo? Che a un certo punto, quando uno mette l'ipoteca sulla totalità del profitto dell'impresa, viene meno l'interesse a fare il contratto di lavoro, perché il contratto di lavoro fra datore di lavoro e lavoratore presuppone l'interesse a contrarre, ma l'interesse a contrarre presuppone che il datore di lavoro debba avere un margine giusto, equo, come reddito, come utile dell'attività imprenditoriale. Ora, quando il plusvalore distrugge l'interesse del datore di lavoro a esercitare, perché gli negano, gli mettono l'ipoteca morale sulla totalità del profitto, allora si torna al lavoro senza contratto. Il lavoro senza contratto è il lavoro della schiavitù, che lo schiavo si distingue dal lavoratore libero, che il lavoratore libero fa il contratto in quanto condizionato dalla libera contrattazione dei compensi, e lo schiavo no. Oggi noi che cos'è che vediamo? Che lo stato di necessità costringe la parte più debole ad accettare le condizioni contrattuali, qualunque siano, imposte dal datore di lavoro. E perché? Perché quello ha in mano le redini del comando. Ora, quando noi abbiamo detto dobbiamo fare il reddito di cittadinanza, ad ogni cittadino va dato una quota di reddito monetario causato dalla stampa della moneta, noi rafforziamo una volta per sempre la posizione del contraente più debole. Per cui se il contraente può debole fa il contratto di lavoro, fa il contratto di lavoro perché lo ha voluto, non perché è stato costretto ad accettarlo, perché se no veniva meno la possibilità della sua continuità vitale, non poteva né mangiare né fare. Allora ecco il problema di fondo è quello di sostituire alla teoria del plusvalore la teoria del valore indotto. Col valore indotto e con la proprietà popolare della moneta noi dobbiamo garantire ad ogni cittadino un minimo di reddito. Quando il cittadino ha il minimo di reddito assicurato come tale, o c'è la disoccupazione, o non c'è la disoccupazione, o c'è la famiglia in cui ci sono i vecchi, i malati, i bambini non possono ancora cominciare a... Noi dobbiamo garantire a tutte le famiglie la proprietà della moneta come minimo di livello di reddito. Questa è la base sulla quale tutti i sindacati devono muoversi, perché se noi non rivendichiamo questo minimo di livello, noi avremo sempre il lavoratore nella posizione di contraente più debole. Quindi rafforzare la posizione di contraente più debole vuol dire dargli un minimo di reddito assicurato, comunque vadano le cose. E noi abbiamo dimostrato che questo è giusto, perché chi crea della moneta è chi l'accetta. E il valore della moneta è un valore che oggi è creato senza altro costo che l'attività mentale di gruppo dei partecipi di una collettività, la convenzione. Con la convenzione si crea il valore della moneta per il solo fatto che si decida che la moneta abbia valore. Basta questa convenzione, l'abbiamo dimostrato a guardia grele con il CIMEC. Il CIMEC è nato. Proprietà del portatore senza riserva. Perché? Perché la gente si è messa d'accordo che avesse valore. C'è stato un gruppo di commercianti intelligenti, quello ha detto noi l'accettiamo nel nostro negozio Isimec. È successo l'esplosione, è nato il valore indotto. Da tutto il mondo tutti quanti sono venuti a curiosare a guardia grele per vedere cosa fosse successo. E questo è un progetto che noi abbiamo studiato 34 anni dentro l'università. L'esperimento di guardia grele ha dimostrato la validità della tesi. Poi purtroppo ci sono stati delle incomprensioni da parte della magistratura, la quale ha sequestrato i CIMEC. E allora è come io metto in moto una dinamo, e la dinamo quando tu me la fermi mi si spegne la lampadina, continua a essere presa in circolazione, però il fenomeno imponente all'inizio è stato bloccato. Perché? Perché la Banca Centrale si è impaurita, parliamoci chiaro.
Questi si sono impauriti, dice, se parte una cosa di queste scoppia una rivoluzione monetaria mondiale, ed è quello che bisogna fare. Tutti i popoli del mondo oggi sono espropriati e indebitati del loro denaro, perché tutte le banche centrali del mondo fanno il parassitismo da signoraggio della grande usura, espropriano in debito, perché all'atto dell'emissione addebitano il denaro che dovrebbe essere accreditato come reddito di cittadinanza, in modo misurato, pro quota, in quei quantitativi che non causano l'esplosione del fenomeno dell'inflazione, però che vanno programmati non in funzione della proprietà monetaria delle banche, ma in funzione della proprietà monetaria della collettività. La battuta fatta da Prodi in televisione riportata sul messaggio.